Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, anzi bentornati nella mia cucina. Oggi non vedrete le mie manine che impastano qualche ricetta, ma mi sono fatta vedere in viso, anzi a mezzo busto, perché voglio parlarvi di tutti i metodi alternativi al forno per cuocere i nostri impasti fatti con lievito madre oppure con altri lieviti. Ebbene sì, siamo nel mese di giugno e lo so che molti di voi iniziano ad essere disperati perché vorrebbero continuare ad impastare il pane, a cuocere la pizza, ma accendere il forno proprio non ne avete voglia. E non vi nego che anche io in estate faccio un po' di fatica ad accendere il forno. Già ho letto un sacco di post sul gruppo Facebook, Lievito Madre consiglia ricette, di persone che mi chiedevano: Valentina, come si congela il lievito? Perché io in estate sento troppo caldo, il forno non lo voglio accendere, quindi congelerò il lievito madre. Oppure altri che mi chiedono: Vale, ma esiste qualcosa per riuscire a cuocere il pane sul fornello? O altri ancora che mi chiedono: Vale, ho visto che nelle storie di Instagram usavi delle cose, ma il pane viene bene? E allora eccomi qui eccomi qui a realizzare questo video per voi, per parlarvi proprio di tutti questi metodi alternativi per cuocere il pane, la pizza, i pan brioche, tutte le nostre amate ricettine senza utilizzare il forno. Ma andiamo per gradi. Quando arriva il mese di giugno, è necessario congelare il lievito madre? La risposta è assolutamente no. Io non lo congelo in estate il lievito madre, ecco, lo congelo quando devo partire. Se io devo andare a fare un lungo viaggio, se sono al mare, se sono in montagna, se devo andare all'estero, allora sì. Se mi assento da casa per un periodo molto lungo, allora congelo il lievito oppure utilizzo altri metodi alternativi per conservarlo. Tra l'altro, l'estate si avvicina, se siete alla ricerca di questi metodi per conservare il lievito madre in estate, vi lascio un tutorial qui sotto nell'info box, niente panico. Però no, non è necessario congelarlo, ci sono un sacco, veramente un sacco, tantissime ricette che si possono fare senza accendere il forno. Io credo che il mio forno lo riaccenderò verso settembre, a meno che non devo cuocere proprio qualcosa che va cotta solo lì, però per fortuna ho scoperto e conosco adesso tantissimi metodi per cuocere sui fornelli del gas un sacco di ricettine. Allora parliamone, andiamo in fila. Già negli anni passati, in estate, vi ho proposto un sacco di ricette. Non dovete comprare nulla, anche senza spendere un euro, anche soltanto con le cose che voi avete in casa potete cuocere, per esempio usando una padella, delle buonissime focacce, delle buonissime focacce ripiene, quindi delle torte ripiene. Potete cuocere per esempio biscottini, dei biscottini di pasta frolla. Sapete che si cuociono i biscottini di pasta frolla in padella e vengono buonissimi? Potete fare il pane fit, potete cuocere il pane arabo e poi tutte quelle ricettine con esubero, per esempio le crespelle, oppure i pancake, oppure le piadine. Insomma, ci sono mille ricette che potete cuocere semplicemente utilizzando una padella che tutti quanti hanno in casa, ok? Quindi non c'è bisogno di congelare il lievito, lo potete tenere in frigo, continuare a rinfrescarlo e con l'esubero fare queste ricettine veloci in padella. Nelle estati degli anni passati vi ho fatto vedere anche una serie di ricettine cotte nel fornetto Versilia. Questo qui è uno strumento molto utile e molto molto economico che, se volete, potete acquistare sia nei negozi di casalinghi sia su Amazon. In questo caso vi lascio il link qui sotto nell'info box del fornetto Versilia su Amazon. Insomma, questo qui è uno strumento molto economico e molto utile per fare tutta una serie di cose. Se volete fare un pane morbido, tipo un pan bauletto cotto a ciambella, potete acquistare un fornetto Versilia, eccolo qui, è in alluminio, ha il buco centrale, due manichetti, è simile allo stampo per i ciambelloni per capirci, e ha questo coperchio con i forellini sopra che permette di cuocere dei ciambelloni, dei pan brioche, dei pan bauletti. Io ho fatto con il fornetto anche un buonissimo pane sfogliato, provatelo se ancora non l'avete provato. Insomma, questo qui è uno strumento utilissimo che ho usato molto molto negli anni passati. Tutte queste ricette che ho realizzato per il canale, che non prevedono l'uso del forno, le ho riunite in una playlist che si chiama Ricette senza forno. Ve la lascio qui sotto nell'info box, così se siete in cerca di ispirazione potrete facilmente trovare tutte quante queste ricettine tutte insieme in una playlist. Ma la pizza? Ma il pane con la crosta croccante? Ma è possibile farli sul fornello di casa senza utilizzare il forno? Finalmente ho trovato il sistema! Finalmente ho trovato la svolta per tutti noi farinosi e farinose, perché sì, esistono dei prodotti che ci permettono di cuocere una pizza margherita, quindi non una focaccia in padella, ma proprio una pizza come quella che noi facciamo al forno, e di cuocerla sul fornello a gas. Meraviglioso, fantastico!
anche il pane che noi facciamo al forno, quindi non un pan bauletto morbido come quello che facciamo nel Versinia, ma proprio il pane. Se uno vuole fare un bel pane casareccio con la crosta croccante e gli alveoli, è possibile realizzarlo anche sul fornello? Sì, è possibile realizzarlo anche sul fornello utilizzando un prodotto che sto testando in queste settimane. Chi mi segue su Instagram e su Facebook in queste settimane mi ha visto sperimentare questo prodotto. È un nuovo prodotto che prometteva di riuscire a sostituire il forno, un prodotto attraverso il quale sarebbe stato possibile cuocere il pane e la pizza sul fornello, ma io non ci credevo, io all'inizio proprio non ci credevo, e infatti dicevo no, io prima lo devo provare, perché assolutamente com'è possibile, non verrà bene, non ci sarà la crosta, la pizza non si potrà fare, e invece mi sono dovuta ricredere. Ho passato queste settimane a fare esperimenti per mettere a punto la cottura, però devo dire che veramente sono strabiliata dal risultato. Sono riuscita ad ottenere un pane fantastico e una pizza buonissima utilizzando Magic Cooker. Eccolo qui, questo qui è il prodotto che ho provato per tutte queste settimane. Allora, di che cosa si tratta? L'azienda Magic Cooker è un'azienda siciliana, quindi completamente made in Italy, che ha messo a punto una nuova tecnologia per riuscire a produrre appunto delle ventole e dei coperchi rivoluzionari. Eccoli qua, ve ne faccio vedere uno, ok? Che riescono a sostituire completamente, perfettamente il forno di casa. Sia le pentole che i coperchi hanno anche mille altre funzioni, quindi è possibile cuocere la pasta, è possibile cuocere delle carni, arrosto, un sacco di cose a bassa temperatura. Adesso però io mi voglio concentrare ovviamente sulle cose che interessano a noi, quindi il pane e la pizza, perché è per questo che a noi farinose sono molto utili questi prodotti. Quali sono quelli che io ho provato? E per che cosa li possiamo utilizzare? Allora, questo qui che ho in mano si chiama kit forno, eccolo qua, è questo pentolone con questo coperchio che noi possiamo utilizzare per cuocere il pane sul fornello di casa, e poi la bistecchiera con il cupolone, eccolo qua. Questo qui invece lo possiamo utilizzare per fare la pizza, e non solo, utilizzando questo cupolone con la pentola del kit forno possiamo cuocere anche i grandi lievitati. Io non ci posso credere, quelli ancora non li ho provati però, quindi attenzione, il pane e la pizza posso testimoniare, posso fare io la recensione sui grandi lievitati, ho visto delle foto pazzesche, ma io non ci posso credere che un panettone viene cotto sul fornello, ma è pazzesco. Vabbè, ci proverò prima di Natale, promesso, se acquisterete questi prodotti uscirà anche un tutorial per cuocere il panettone sul fornello. Adesso vi faccio vedere da vicino come sono fatti sia il kit forno sia la bistecchiera con il cupolone. Però prima vi voglio dire una cosa, questi prodotti Magic Cooker non si trovano nei negozi di casalinghi. Allora, se il fornetto Versilia lo potete trovare anche cercandolo in qualche negozio vicino casa vostra, tutti quanti i prodotti Magic Cooker sono soltanto ordinabili online. Quindi se li volete ordinare o soltanto se volete andare a dare una sbirciatina sul sito per vedere quanto costano, dovete cliccare sul link che vi lascio qui sotto nell'info box. Cliccando sul link troverete una pagina con scritto pagina di Valentina Pierella, vi dovrete registrare come clienti e non vi preoccupate assolutamente, perché non comporta proprio nulla. Serenamente registratevi come clienti e poi andate a sbirciare tutti i prodotti che trovate cliccando su promo del mese. Ogni mese ci sono delle offerte, cliccando su promo del mese usciranno fuori tutti quanti i prodotti. Scorreteli e guardate un po' i prezzi, e poi se volete ordinarne qualcuno metteteli nel carrello, e poi come su tutti i siti online si procede con l'ordine. Questi prodotti che vi ho fatto adesso vedere, il kit forno e la bistecchiera col cupolone, sono dei kit, appunto. Il kit forno è composto da questa pentola con il coperchio, ma vengono venduti anche separatamente, quindi voi potete anche comprare soltanto il coperchio se voi avete già una pentola e tutti gli accessori che contiene. La stessa cosa per la bistecchiera, se voi volete potete anche acquistare soltanto il cupolone, per esempio, perché è proprio nel coperchio la tecnologia che ci permette di sostituire il forno. Adesso giro un attimo l'inquadratura perché vi voglio far vedere come è fatto all'interno. Il kit forno non è solo questo qui che vedete, quindi il pentolone con il coperchio, ma dentro ci sono altri accessori. Adesso ve li mostro. Vi faccio vedere come è fatto il kit forno Magic Cooker per cuocere il pane. Lo potete usare anche per mille altre cose, però adesso io mi concentrerò sull'utilizzo più utile per noi farinosi e farinose, come vi dicevo, quindi per fare una bella pagnotta di pane croccante. Allora, il kit forno come viene venduto? Questo qui è il pentolone.
in alluminio, bello pesante. All'interno troverete un'alzatina, una teglia per appoggiare il pane, che quindi verrà cotto rialzato rispetto alla base. Ma poi il metodo di cottura del pane ve lo farò vedere in un tutorial che uscirà nelle prossime settimane. Adesso vi voglio soltanto mostrare questi prodotti come sono fatti. Quindi il kit forno è composto dal pentolone, l'alzatina, questa teglia. All'interno del kit forno viene venduto anche questo stampo per fare ciambelloni oppure pan brioche oppure quello che volete voi. E poi il coperchio. Questi qui sono tutti quanti gli accessori in dotazione del kit forno. E questo qui è perfetto per noi farinose e farinosi per cuocere il pane. Si riesce a fare con questo prodotto un meraviglioso pane croccante come quello cotto nel forno. Vi faccio vedere queste foto, provare per credere. Io quando l'ho sfornato, anzi quando l'ho cotto, perché non l'ho infornato questo pane, non ci potevo credere, è veramente bellissimo e buonissimo. Ho fatto un pane identico a quello che tiro fuori di solito dal forno. Visto che il kit forno simula un forno, qui dentro voi potete cuocere tutte le cose che avreste cotto normalmente all'interno del forno. Quindi ci potete fare delle crostate, ci potete fare dei pan brioche, ci potete fare assolutamente tutto quello che volete. È una cosa fantastica. Io non ci volevo credere, vi ripeto, veramente non ci volevo credere. Comunque, abbiamo sistemato i pan brioche, abbiamo sistemato il pane, adesso vediamo di sistemare la pizza. Qual è il prodotto utile per riuscire a cuocere la pizza? La bistecchiera Magic Cooker con il cupolone, con quest'altro coperchio più bombato, eccolo qua. Utilizzando la bistecchiera e il cupolone, io vi assicuro, vi garantisco che esce fuori una pizza buonissima. E adesso ve la mostro in queste immagini. Ci credereste voi che questa pizza è cotta qui dentro, senza il forno? Ma io veramente... Veramente quando l'ho cotta non potevo credere ai miei occhi. Tra l'altro, cuocendo il pane oppure la pizza sul fornello di casa, accorciamo i tempi di cottura, perché attraverso questi coperchi la cottura viene ridotta come tempistiche e riusciamo anche a risparmiare un pochettino, che non guasta, vero? Quindi ci mettiamo di meno, risparmiamo e in estate non ci scaldiamo con il forno. Io direi che è veramente la svolta per l'estate. Utilizzando il cupolone sopra alla pentola del kit forno è possibile anche cuocere grandi lievitati, perché c'è un moltissimo spazio in altezza. È possibile anche mettere all'interno, aspettate ve lo faccio vedere, lo giro così vi faccio vedere quanto è alto, ok? È possibile anche mettere all'interno più ripiani per fare più cotture contemporaneamente, per esempio cuocere due filoni uno sull'altro, oppure due crostate, oppure due focacce. Quindi utilizzando il cupolone sulla pentola alta è possibile fare più cotture contemporaneamente. Io vi ho mostrato la bistecchiera con il cupolone e il kit forno con questo coperchio qui, però vi dico anche che sul sito è possibile comprare anche questi prodotti separatamente. Per esempio potete comprare solo il cupolone oppure solo un coperchio e per esempio utilizzarli su dei tegami che avete a casa, su delle pentole che avete a casa vostra. Adesso non mi voglio dilungare troppo spiegandovi come si utilizzano, perché vi ripeto, farò dei tutorial specifici. Vi dico già che nelle prossime settimane uscirà sul mio canale un tutorial per farvi vedere come si cuoce il pane sul fornello di casa utilizzando questo prodotto e anche un tutorial per farvi vedere come si cuoce la pizza sul fornello. Quindi se non siete convinti, se volete vedere bene come si utilizzano prima di acquistarlo, aspettate pure i miei tutorial, così potrete verificare che cosa riesco a tirare fuori da queste pentole. Quindi oggi non mi dilungherò spiegandovi come si utilizzano tutti questi prodotti, ma semplicemente volevo fare un altro video di shopping farinoso, come mi piace chiamarli, per mostrarvi i prodotti utili che potete utilizzare in estate per cuocere le vostre ricette preferite senza utilizzare il forno. Come avete visto, ci sono moltissimi metodi. Potete usare una semplice padella che avete già in casa, oppure acquistare il fornetto Versilia, oppure questi prodotti Magic Cooker e riuscire per tutta l'estate a cuocere le vostre ricette senza morire di caldo. Quindi no, non congelate i lieviti, non c'è bisogno. Li potete tenere in frigo e continuare ad utilizzarli per tutta l'estate tranquillamente, proprio come farò io. Vi ho lasciato qui in info box la playlist con tutte le ricette senza forno, il link diretto per
ordinare il fornetto Versilia, il link per ordinare i prodotti Magic Cooker, quindi trovate tutto quanto nella descrizione del video. Per chi non sapesse ancora trovare l'info box, perché alcuni ancora ogni tanto nei commenti mi scrivono Vale, ma dov'è l'info box? Allora, ogni tanto sia Facebook che YouTube si divertono a spostare le cose e va bene, ve lo spiego di nuovo. Sotto al rettangolo del video, questo qui nel quale mi vedete parlare, fino a poco tempo fa l'info box si trovava cliccando su una freccetta in basso a destra. Ecco, adesso non c'è più la freccetta, adesso bisogna cliccare su altro e si apre l'info box. Se qualcuno vedrà questo video, magari fra un anno o due, potrebbe essere che l'info box si aprirà in un altro modo. Non lo posso prevedere purtroppo, però provate a cercare sotto al rettangolo del video qualcosa da cliccare, sicuramente riuscirete ad aprire l'info box e lì ci saranno tutti quanti i link. Sempre nell'info box trovate anche i link del mio account Instagram e Facebook, mi raccomando seguitemi anche lì, e soprattutto se amate impastare e se possedete un lievito madre dovete assolutamente entrare nella mia community farinosa, il gruppo Facebook Lievito Madre Consigli e Ricette. È un posto davvero meraviglioso, pieno di gente disposta ad aiutarsi, a condividere ricette, a fare due chiacchiere farinose. È un gruppo assolutamente gentile dove non c'è competizione, dove non ci sono invidie, dove si sta tutti insieme serenamente a condividere le cose che sforniamo. Quindi vi invito caldamente ad entrare nel mio gruppo, è proprio un bel posto, entrate e vedrete. Se avete delle domande, se avete delle curiosità, se ho dimenticato di dire qualcosa, se non sono stata chiara, utilizzate pure i commenti sotto al video, voi fatemi le vostre domande e io vi rispondo, come cerco di fare sempre. Per oggi credo di avervi detto tutto, mi raccomando continuate a seguirmi perché nelle prossime settimane usciranno delle ricettine dettagliate nelle quali vi mostrerò la cottura in questi prodotti. Se volete essere sicuri di non perdervi questi video e anche i tutorial chiacchieroni, mi raccomando accendete la campanellina così riceverete una piccola notifica ogni volta che posto un nuovo video sul canale. Adesso vi saluto, vi auguro di passare una buonissima estate senza forno. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao a tutti!